Se votare servisse a qualcosa, se fosse davvero utile, non ce lo lascerebbero fare. Sì, sta girando da quanto ieri. Vorrei che fosse mia questa cosa, invece è del grandissimo Mark Twain. Bello, basterebbe questo, no? Questi hai sono schiaffi. Hai anticipato un aforisma oggi. Ah, mi dispiace. No, era no, 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 nel senso che ne hai fatto uno in più, che sono sempre. Ma non è di bello? Saggezza, è quanto è bello? Cioè, capisci? Ti viene una pizza così, una pizza al cuore, che no, al cuore, al cervello, ci sveglia di tonto. Bello, bello, pensa, bello. Pensa, lo diceva in tempi proprio lontanissimi sì, da oggi. Sì, 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 sì. Grandissimo Stefano pure. Allora, buongiorno, siamo degli stro nei confronti di chi potrebbe darci aiuto come il Giuliani. Ascoltare Giuliani per capire, sono con voi Alberto Bottacchiari di Chiacchiere e Fanfulla, ne abbiamo ascoltati, perché non dare parola a Giuliani. Stefano Decima, 3 4 2 4 1 5 1 4 0 6, servizio di messaggeria per promuovere sempre più fortemente proprio questa meravigliosa iniziativa, grazie a voi così forte, così partecipata, affinché Giuliani venga ascoltato dalle autorità preposte, quelle scientifiche, ma soprattutto quelle politiche, ma soprattutto quelle scientifiche del paese. Allora, noi dovremmo avere adesso un filmato che ho mandato a Mirko già prima, ed è praticamente il filmato in cui sentite di cosa si parla. Buongiorno a tutti, io mi chiamo Maria Rita Dorsogna, sono fisico e sono docente presso un'università californiana. E sono qui però per parlare di un problema che è tutto italiano e che, per il quale insomma, sto cercando di battermi da 2 anni e che riguarda la petrolizzazione dell'Abruzzo e pian piano anche del resto d'Italia. Che cosa si vuol fare in Abruzzo? L'idea è quella di trasformare il 50% del territorio della nostra regione in un campo petrolifero. La metà del territorio è stata assegnata dal Ministero dello Sviluppo Economico a varie ditte petrolifere per estrazione di idrocarburi. E uno allora potrebbe pensare che questa è una cosa buona per l'Italia, no? Perché diventiamo ricchi, siamo come gli sceicchi, viene petrolio da tutte le parti. E in effetti, tra l'altro, questo non è nemmeno soltanto un problema dell'Abruzzo, ma ripeto, riguarda molte altre regioni italiane in cui queste estrazioni di petrolio vanno proliferandosi. E questo riguarda anche altre regioni italiane, la Lombardia, il Veneto, anche l'Emilia Romagna, le Marche, la Basilicata, la Sicilia, la Calabria e così via. In particolar modo la regione che può già darci una visione del futuro è questa, la Basilicata, dove invece le estrazioni petrolifere non sono ancora proposte per il futuro, ma ce ne sono già di diverse che sono state realizzate, ed infatti sono 15 anni che in Basilicata si estrae petrolio, e questo, come vedremo, non ha portato veramente a nulla di buono per le popolazioni interessate. Allora, torniamo un attimo indietro. Quindi in Abruzzo hanno deciso di prendere metà del territorio, trasformarlo in un campo petrolifero. Questo che cosa vuol dire? Innanzitutto quello che si deve fare naturalmente è di creare questi pozzi di petrolio. Bisogna scavare a 3, 4, 5 chilometri sotto la crosta terrestre. Fra le altre cose, il petrolio italiano è uno dei più scomodi da estrarre, perché molto spesso si trova a profondità molto molto elevate sotto la crosta terrestre. Quindi bisogna andare molto giù con queste insomma trivelle. Inoltre l'opera di trivellamento del terreno non è un'operazione molto semplice, non è soltanto di prendere questa trivella meccanica e mandarla giù sottoterra. La trivella ha bisogno di un supporto di fluidi e di fanghi perforanti, che sono varie miscele insomma di liquidi e di altre sostanze chimiche e sintetiche che aiutano questo processo di trivellamento, e questo serve appunto per lubrificare il terreno, serve per aiutare a portare via gli scarti rocciosi, serve a controllare la pressione, tutta una serie di insomma, strategemmi per far sì che questo pozzo sia stabile e che insomma, si possa continuare ad andare giù man mano che si scende. E la composizione chimica di questi fanghi e di questi fluidi perforanti non è esattamente nota, per il semplice motivo che le ditte petrolifere non rilasciano le composizioni in quanto sono coperte da segreto industriale.
reale. All'interno di questi fanghi e fluidi perforanti ci sono sostanze molto tossiche, ci sono metalli pesanti, c'è bario, c'è cromo, c'è mercurio, c'è toluene, c'è benzene, insomma tutta una serie di sostanze che non hanno sicuramente effetti positivi né sul terreno né poi sulle persone che su quel terreno lì vivono ed operano. E inoltre l'industria petrolifera, nel creare questi pozzi, anche poi nell'estrarre il petrolio, in genere porta con sé sempre un forte intervenire, molto chiaro. Però grazie per avermelo fatto sentire, non l'avevo ascoltato finora, perché mi dà in parte anche modo di fare una domanda. Tu sai, Davide, che a Finale Emilia, dove ci sono stati grossi crolli, anche lì grossi danni, ci sono le sabbie mobili. Cioè, nessuno ha saputo spiegare fino a questo momento come mai le sabbie stiano diventando mobili, cioè si stanno liquefacendo. Adesso, alla luce di quello che ho sentito e di quello che ha enumerato come composti chimici messi nel terreno per queste operazioni di fracking che abbiamo, di cui abbiamo parlato giorni fa anche con Marcianotti, ricordi, Davide? Cosa che sta girando moltissimo su Facebook, e io invito le persone, comunque sia, con buon senso, a guardare e a sentire quello che dice Marcianò, perché in ogni caso è degno di nota, è sempre un qualcosa di interessante, è sempre qualche cosa che bisogna sapere. Poi ognuno si faccia la sua opinione. Gli inutili, eccoli qui, boicottiamo la comparsata politico-militare del 2 giugno in vede Foro Imperiale a Roma. Io non ci sono mai andato a vedere sta cosa. Anch'io. 1,5 milioni, ma fate parlare Giuliani, portiamogli Giuliani sul palco. Ecco, la questa potrebbe costa 3 milioni, credo, 10 se non milioni sbaglio. Leggo, però. Ah, io ho sentito, ma vatte la pesca, adesso sì, c'è ma pure voglio dire, ma un numeri. Milione e mezzo, neanche 1,5 milioni possiamo, portiamo Giuliani sul palco. Di Maggio, c'è Giampaolo. Allora, dai. Diciamo che sono le merende degli onorevoli per un mese, via. Dai. Sono c'altro, Elena, stanno lì a mangiare, a bere, non c'hanno donne, non c'hanno svaghi, non c'hanno uomini e scrivono ste stronzate. Ma siate coscienti. Davide, io ti ho spiegato la mia prendete posizione. Prendete esempio dai nostri ascoltatori. Magari. Grazie a Dio. Lo vuoi il pezzo di Marcianò, Elena? Te lo faccio sentire, sì, ma non per sì. merito mio, per l'eccelsa bravura di Mirko Bonocore. Vai. Per cui questo già è un punto che ci induce ad avere dei sospetti. Poi, facendo alcune ricerche in questi mesi, abbiamo scoperto che c'è, come dicevate già voi, una tecnica nuova per il sondaggio del sottosuolo, alla ricerca soprattutto di giacimenti di gas, che si chiama fracking, ovvero fratturare, e consiste nella iniezione di grossi quantitativi, tonnellate di acqua. Pronto? Sì, prego, sì, prego, Rosario, ti stiamo sentendo, seguiamo con Rosario. Estremo interesse. Okay. Sì. Grossi quantitativi di acqua e sostanze chimiche che di solito sono segrete, perché sono mantenute segrete dalle aziende che fanno questi sondaggi, oltre al CO2, e queste sostanze vengono iniettate all'interno dei pozzi, i quali poi vengono fatti piegare orizzontalmente, e delle reazioni chimiche provocano delle grosse deflagrazioni, le quali, creando delle frantumazioni nel terreno, provocano poi, in base a quelle che sono le tecniche tipiche di sondaggio del sottosuolo, la possibilità di poter evidenziare la presenza di pozzi di gas. In effetti questo si ha con la caratteristica tipica della risalita in superficie, se c'è presenza di gas, di particolare prodotto, che è quello che si cerca.